Quindi parto subito, prima saluto il Presidente Federale, che abbiamo la fortuna di avere il Presidente della Federazione Italiana Boccia, il Presidente Guglione e il Presidente Formuto, accompagnati dal Segretario Generale. Superato i saluti di diritto, volevo darvi solo una notizia, rinuncio al mio intervento per questo, per assumere questo breve ruolo di coordinamento iniziale. È un tema molto sentito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, perché è un tema che riguarda al tempo stesso la parte sportiva e la parte dell'integrazione della funzione sociale dello sport. Perché la parte sportiva? Perché è inesorabile che in un mondo sempre più globalizzato i risultati sportivi non possano avere colore e rifiutino l'esistenza di barriere tra l'una e l'altra persona. Dal punto di vista della funzione sociale è sempre il concetto di barriere che ci aiuta a comprendere come lo sport sia lo strumento principale per l'inclusione sociale. Non sarete come me pieni di immagini nella testa di ragazzi, bambini, bambine che si abbracciano dopo un gol piuttosto che dopo un punto realizzato nel loro sport, e questo è il più grande esempio di come le cose vengano naturalmente se nessuno lo sta. Il mio ruolo sostanzialmente quindi oggi è quello di presentare e passare la parola al Presidente Malagò, e subito dopo ci sarà una breve introduzione del professor Giacognanti, che è il direttore responsabile della rivista, e poi entriamo nel piano nella parte scientifica, in cui interverranno i direttori scientifici, e poi passerò il ruolo ambitissimo di coordinatore del campo al professor Corbidelli. Presidente Malagò.